che qui non c'è posto per tutti. Potessimo garantire accoglienza e lavoro a tutti, lo faremmo. Purtroppo però non è così. C'è un principio che deve essere estremamente chiaro. Chi scappa dalla guerra, chi scappa dalle persecuzioni, chi scappa dalle torture, per normative, per convenzioni internazionali e per buonsenso deve essere accolto, senza se e senza ma. Chi invece non scappa dalla guerra, e i numeri dicono che sono tra il 6 e il 7% chi ha diritto alla protezione internazionale e allo status di rifugiato politico. Falso. Queste persone hanno assolutamente diritto di essere accolte. Falso. Chi non ha diritto, chi è un migrante economico, chi è un clandestino, per leggi, per convenzioni internazionali non può essere accolto. Do solo un suggerimento: attenzione a illudere milioni di persone che in Italia c'è ricchezza per tutti. Io voglio ricordare che in Italia abbiamo 3 milioni di disoccupati, non riusciamo a trovare lavoro ai nostri cittadini e ai nostri giovani. Credo che sia assolutamente impensabile illudere le persone che qua si può trovare ricchezza, lavoro per tutti.